You never thought I would fight back. You don't know me. But you will. So it begins. Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su Dishonored 2, siamo ancora dispersi nel tempo tra presente e passato per cercare di capire come Delilah è tornata nel nostro mondo. Vediamo se riusciamo a capirci qualcosa. Forse nelle stanze del duca, boh. Passepartout necessario, ma indicatemelo sto passepartout. C'è un audiografo. Stasera il Duca Bele e gli altri berranno il mio whisky pregiato e complotteranno. Jean Dosh mi guarderà come un gatto che ha appena preso un topo. Ashworth riderà del nostro conformismo. Senza comprendere l'ovvietà, flirterà per un po' prima di rimettermi al mio posto. Placherò la mia rabbia ricordando quanto Theodanis fosse importante. Dirò che mi sono meritato questo onore. Ho lavorato in miniera e ora i nobili vengono a farmi visita. Se vogliono fare una seduta spiritica, chi sono io per negarglielo? Avresti dovuto farlo. C'è qualcosa che mi fa contorcere. Avresti dovuto farlo, amico mio. Comunque vada stanotte, sono sicuro che me ne pentirò. Almeno dopo vedrò Megan Foster. Parlare con lei mi fa sempre stare bene. Quindi erano amici. Megan, potevi anche dirmelo che è tuo amico. Cioè tu hai rischiato che io lo uccidessi malamente. Quest'uomo non è malvagio, porca miseria, Megan. Non mi ha detto che non era malvagio. Ovviamente non c'è il riflesso di Emily perché era troppo mainstream. Ma non mi hanno detto che non... Cioè nessuno mi ha detto che quest'uomo è una vittima. Quest'uomo è palesemente una vittima. Quello che mi fa girare le scatole è che lui se lo sentiva che questa era una cosa sbagliata. Però pur di farsi accettare l'ha fatto lo stesso. Cioè, porca miseria, Aramis. Potevi essere un mio alleato fantastico, ora rischio di doverti uccidere purtroppo, o comunque di doverti neutralizzare in qualche modo. Sta cosa mi dispiace tantissimo e qui non c'è nessun passepartout. Che miseria, porca. Io non so dove andarlo a cercare sto passepartout. Ce l'avrà uno delle guardie di sotto, guardate, ci scommetto quello che volete che ce l'ha uno delle guardie di sotto, me lo sento. Per forza. Quindi ora dovrò trovare il modo di... Porca miseria, per un istante ci ho sperato tantissimo che non ci fosse la porta. Perché qua non c'è una porta. E non c'è manco una parete rotta nel... Ops. Chi è che si è... Qualcuno esce quindi? Ti prego, esci. Bravo ragazzo, tu sì che sei un intelligente. Vieni, vieni a vedere cosa succede qua. Vieni, vieni da me, sì. Vieni, vieni. Tiè. Dove stai, dove stai? Mo ti sistemo io a te. Vieni che Messi ha un regalino per te. Vieni, vieni. Eccoti qua. Sei da solo? Sei da solo. Bubu settete! Ecco qua, guarda che carini che sono, si tengono per mano, vi ho portato un amichetto. E ho fatto i danni, però fa niente. Qualcosa si è mosso. Qualcosa si è mosso. Venga, venga. Venga, signore, venga. Perché lei ha la faccia di uno che ha il passepartout. Non si fermi dietro la porta. Venga, venga avanti. Si, sta tornando indietro, ma guarda sto ritardato. In realtà... Perché non so quanta gente c'è, se no avrei anche potuto... È stata un'idea del cavolo. Non pensavo si rompesse. Effettivamente è di vetro, porca miseria. Sono un imbecille. Però li ho allertati tutti. Dai. Non si stanno muovendo tutti. Sono tutti impazziti qua.
Adesso piano piano. Cosa fa quello lì? Si è incastrato. Ah, oh, no, un ventilatore, ok. Credevo di far rumore, ma non ho pensato che era una porta di vetro, porca miseria. Sono stupida. Pensavo di far semplicemente un po' di rumore. Invece, rompendo il vetro, mi hanno visto. Quella cosa che Ashford ha fatto con le ossa è sul soffitto. La sento di no. Sta cosa che mi dice che è sul soffitto mi sta inquietando in una maniera. Io mi aspetto un obbrobrio di morte appeso al soffitto che mi fa cucù e io mi prendo uno spavento. Incredibile. Allora, volete darvi un contegno voi altri? Cioè, da darvi un giro da fare? Ci sei solo tu qua? Se ci sei solo tu, io potrei anche pensare di farti un attacco a sorpresa. Visto che sembra che ci sia solo tu qua. No, ce n'è uno là. Ce n'è uno là. Tu dove stai adesso? Ti sei incastrato qui? No, dov'è finito? L'ho perso. Sei incastrato... L'ho perso, era qua. Dov'è finito? Eccolo. Non posso farlo. Ora sì. Vieni, vieni. Ma perché oggi la gente si diverte a fare il contorsionista? Fatemi capire. C'è un altro amichetto. Tiè. Guarda lì che belli che sono. Però non mi ha dato il passepartout. Ero convinta che il signore vestito di rosso avesse il passepartout. Vi giuro. Cioè, per me ce l'aveva lui. Signore, lei, allora, si fermi da qualche parte, si fermi. Ok, si è calmato almeno un po'. Non ho tempo di giocare. Manco io, signore, manco io. Venga qua dietro che vado a prendere il suo collega. Vengo a prendere... Ah, già che c'è la porta chiusa, che imbecille. Vabbè, allora porto via questo. E anche lui che fa le spaccate, va bene. Non lo vedo, però. Fatto, avete visto? Con un po' di magheggi si fa tutto. Grazie al giratempo però, perché se non avessi avuto il giratempo probabilmente sarei ancora qua a cercare di capire come fare. Dove lo posso mettere questo ometto qui? Non c'è uno sgabuzzo a portata di persona? Uno sgabuzzo? Cos'è un cavo? No, non è un cavo. La mia vita è triste. Posso entrare qua dentro? No, peccato. Ho sbagliatissimo. Ah sì, posso entrare qua dentro, basta rompere tutto. Posso entrare qua dentro, basta rompere. Però non è nascosto, una volta che ho rotto tutto non è più nascosto. Dove lo metto questo signorotto? Che cacchio. Le. Tutto dritto? Ma da, allora? Va bene. Manuale? Per i nuovi minatori, ah ok. Ora devo vedere se c'è il modo però di oltrepassare queste porte chiuse da di qua. Che l'altra porta chiusa è quella lì in fondo. Vediamo un po'. L'ho preso? Pensavo non ci fu- sì, l'ho preso. Gli fa male la pancia. Capita. Però, adesso, lei chi è? Si palesi. Mi scusi. Stia fermo perché lei sta dormendo. C'è modo di passare, no, eh? Che paletta...
Ero convinta che questo posto fosse vuoto, sinceramente, disabitato. Non credevo ci fosse qualcuno. Che spavento, sto coso. Ho realizzato dopo che era una fauce di qualcosa. Quel suono è buffo, sono tacchi, signore, sono tacchi che corrono. Non è un suono buffo, sono tacchi che corrono. E io sono un peletto ferma, però. Non comprendo bene... Aramis, aiutami. Teo, riscalda le coltri, eh? Teo, non c'è, lo scarafaggio l'ho calpestato, non c'è, è morto. È morto, Teo, è morto. L'ho ucciso io, Teo. È morto, va bene? Cioè, è morto. Male pure. Ok? Male pure. Qui mi sta sfuggendo qualcosa tantissimo. Oh, attenti tutti. Attenti tutti. Ho trovato qualcosa, forse. Forse. Fermi, fermi, sono nel cavò. Era un cavò, quindi. Oh mio Dio. I ratti. Ok. Tu che cosa saresti tu? Una cosa bellissima. Cos'è quella cosa lì? La voglio. Fa niente, 100 monete le volevo. Ma... Ah, ok. E dentro c'è la chiave per la cucina. Mi andrebbe bene. No? Sta geggio rotto però. No, va bene, per l'amor di Dio, c'erano degli oggetti, va bene, ok, ma... Io continuo a non sapere come proseguire qua. Potrei riuscire ad aggirarlo tornando indietro nel passato. Perché mai? Manny, posso in qualche modo... Upsi! Vado. Ok. Dove sono finita? E dove c'era il tizio che ho eliminato? Oh, sono riuscita ad avanzare, forse? Ce l'ho fatta? Dimmi che c'è il signore delle mosche qua. Signore delle mosche? Signore delle mosche? No, era là, signore delle mosche. Eh sì. Però ho fatto progressi. Però bisogna stare attenti che non ci sia nessuno qua dentro. Attenzione, eh. Controlliamo bene. Se no mi teletrasporto alle spalle di chiunque e lo secco male. C'è un signore... No, non è vero, c'è una sedia. Vado. Chissà che stavo facendo a Dunwall stasera. Oh, cosa sto facendo? Mi ha detto, equipaggia l'amuleto perché c'è una runa, un amuleto... Ah, eccolo là, ok. Non lo vedevo. Ma una chiave, un passepartout, un obiettivo nella mia vita. Ma vedete, lui era una brava persona, si preoccupava pure per i suoi minatori, cioè... Ha creato delle maschere per ridurre l'assorbimento da parte dell'organismo delle polveri delle miniere, cioè... Se è questa è orribile, però se fa il suo funzionamento uno può anche accettare il fatto di portarla. Cioè... Era una brava persona, Aramis Tilton, chissà che diavolo gli hanno fatto. Carnaca si erge alta, ok. Ma quindi potenzialmente non mi serve un passepartout perché questa è la porta chiusa. Quindi anche là ci sarà il modo.
spero di passare. Perché qua non c'è niente manco qua, dai che palle. Cioè, non è possibile. Cioè, ragazzi, se vedete i miliardi di tagli che farò, probabilmente sarà perché sto perdendo i secoli, e non ci sto scherzando, sono veramente secoli, ad esplorare ste zone e a non trovare dove dover andare. Cioè, io non so cosa devo fare, perché il mio obiettivo mi dice di andare là. Ma tra me e là c'è una porta chiusa con un passepartout che non so dove diavolo sia, non lo sto trovando mai. Quindi io non... Io boh. Lì non posso passare perché è ancora chiusa. Qui non c'è modo di... no, passare, però è strana sta cosa. Quello è un passaggio. No dai, io... Era un'idea fantastica. Cioè io adesso mi teletrasportavo nel buchetto. C'è un buchetto? Guardate, c'è... C'è un buchetto, dai. Potevo teletrasportarmi tantissimo. Una bugia. Potrei farlo tanti... Non è vero, gioco? È un'idea geniale la mia. È un'idea geniale. L'avevo detto io che era un'idea geniale, porca miseria. Sparisci? Fammi rientrare... Mamma mia, è buggato il punto proprio. Non è tanto l'idea geniale, è proprio il punto che è buggatissimo. Però è un'idea geniale. Dai, e le texture, sì, non si caricano perché continuo a viaggiare avanti e indietro nel tempo e nello spazio come il Doctor Who. Wibbly wobbly, timey wimey. Dove sono finita? C'è una cassaforte. Aspetta che... Non ho guardato se non c'era nessuno. Sono un imbecille. Aprila. Ah, c'è la combinazione. C'è dentro un disco rotante di Xena. C'è dentro. Tutto chiuso qua. Ah, ci entro? Mi faccio arrosto? Ho fatto i danni? Ora esplode? Che ho combinato? Bene, fighissimo, ma cosa mi serve? Cosa mi è servito? Dai, c'era un cane morto, io non l'ho visto. Che schifo. Perché lo sto facendo? Non lo so neanche io perché lo sto facendo. Imbecille! Sei un imbecille! Brucialo tutto! Brucialo tutto! Quante vite ho salvato facendo questa cosa? Tantissime! Devo averne salvate a pacchi! A pacchi! Madò, lo sapevo, a pacchi. Sono una persona brava, eh? Sono brava. Ma porca miseria. Sono brava, eh? Ho salvato la vita di tanta gente per aver fatto questa cosa. Chi? No, dei soldi. Ok, scusate, ma ho visto dei soldi e dovevo recuperarli tantissimo. Adesso io però non so più dove sono. Perché geograficamente sono dove ho ucciso il tizio. Quella roba lì si muove. Quella roba lì, anzi, ma... Quella roba lì è un cane. Ma io gli sparo. Non mi frega. I cani non mi frega. Cioè, posso ucciderli, vero? Non vanno... Ce ne saranno altri. Non sento ansimare. Va bene? Mi sono spaventata. Sono spaventata tantissimo. Va bene, ok.
Cos'è che si sta allarmando là in alto? Ah no, è... Posso? Sì, ma quante frecce? No, no, no. Piano! Che stanno i cani qua? E i ratti? Ma i ratti saranno buoni o cattivi? Dove sono finita però? Io non lo so, io... Io non ho idea. Cos'è quella roba lì? Cos'è quella roba lì? C'è qualcosa che sbarbatta. È una statua. Inquietantissima. Non piace alle mie piccole. Dove cacchio sei, cretino? Dov'è? Eccolo. Notte. Oggi si sciolgono tutti in malo modo. Che gli va a loro? Io ho finito i miei dardini esplosivi, che palle. Io corro. Batman, Batman. Qualunque cosa sia successa, sembra centrata su un punto focale. Ma non mi dire, Emily, su quella sera, sul rituale di cui abbiamo letto per ore, cioè quel rituale che ha fatto chissà cosa. Texture sono morte tutte. C'è una luce verde inquietante. C'è uno strano rumore. Mamma mia. Quanti però. Lo so, è stata un po' azzardata come mossa, ma ha funzionato, dai. Sono presa qualche pungiglione, ma io tanto sono immortale. Ma andate via, brutte schifezze, andate bene via. Brutti aggeggi schifosi. Guarda, c'è della vita, perfetto. Ne uso uno e ne prendo uno. Sono appostissimo, sto alla grandissima. Sono powerissima. Non ho guardato le rune. Tiè. Ah, ok. Per un istante pensavo fosse un cadavere. No, non, che schifo, non li voglio mangiare. Che schifo. Perché ho scambiato quella testa sopra una carrozzina con una... secchio sotto per una persona? Come mai la mia testa può aver scambiato quella cosa per una persona? Da dove è arrivato questo collegamento? Messi, spiegamelo. Il tuo cervello come ha fatto a collegare una testa di manichino sopra un secchio come una persona seduta? Fammi capire. Beh, qualche progresso l'abbiamo fatto. Non ho ancora trovato il passepartout, ma inizio a temere che il mio passepartout sia il giratempo. Dovrò trovare il modo di aggirare e oltrepassare ogni porta chiusa che magicamente rimane chiusa anche nel futuro. Cioè, se una persona chiude una porta a chiave, a quanto pare rimane chiusa per sempre. È così che funziona, no? Toglietemi la curiosità. Anche secondo voi Stilton è una vittima? Perché a me non sembra così cattivo, leggendo quello che scrive. Sembra tenersi alle persone intorno a lui. Comunque, ironia a parte, io come sempre vi chiedo di lasciarmi un commento, un like al video e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.